Il mare lo ha preso, il mare lo ha restituito. Il corpo di Guido Natali, 63 anni, di Porto Sant'Elpidio, è stato ritrovato a circa 8 miglia dalla costa anconetana. Risultava scomparso dalla sera del 6 giugno. Era uscito per pescare la foce del fiume Chienti, così come altre volte, poi più nulla. Il corpo senza vita che galleggiava è stato avvistato da alcune navi che stavano rientrando nello scalo dorico, tra cui la MSC Crociere, che ha fatto tappa nel capoluogo. A recuperare la salma è stata una motovedetta della Capitaneria di Porto di Ancona con l'ausilio della squadra di salvamento della Croce Rossa. Il corpo è stato portato a terra e quindi, dopo una prima ispezione della scientifica, della questura e del medico legale Loredana Buscemi, rimosso su disposizione del magistrato e trasferito nella camera mortuaria dell'ospedale di Torrette. Natali si recava spesso nella zona per pescare o fare passeggiate. Le sue ricerche erano state condotte sia da terra sia con l'ausilio di un elicottero, senza però esito positivo. In un primo momento si era pensato che si poteva trattare del corpo di Rossella Goffo, la funzionaria della prefettura di Ancona che risulta scomparsa dallo scorso 5 maggio. Poco dopo si è appreso però che si trattava di un uomo. A spezzare ogni dubbio circa l'identità del corpo ritrovato, i documenti addosso all'uomo con il nome di Natali.